Non possiamo chiamare nessuno di noi perché in questo momento c'è un governo tecnico che è in scadenza, quindi l'unico è, come abbiamo fatto bene a proporvi pure io, a venire dal prefetto, perché in questo momento il prefetto rappresenta il governo. Chi meglio di lui può fare una relazione dettagliata spiegando la grossa difficoltà che c'è su questo territorio e cosa potrebbe accadere nel momento in cui c'è questa problematica così annosa per tutti quanti noi. Siamo 1300 persone, calcolando le nostre famiglie, figli, genitori. Sono 23.000 persone, 23, non sono solo formiche. Adesso, signora, una domanda, adesso, lei cosa ne pensa? Ha visto che io ho chiesto di farle sentire, ma lei ci ha creduto alla parola, no? Sì, assolutamente. Ecco, cosa ne pensa della dichiarazione di Stilitani che avrebbe detto... No, per favore, i soldi ci sono, voglio una sua impressione, i soldi ci sono, lei che pensa? Perché pensava che arrivava. Allora, considerato che i soldi vengono stanziati dal Ministero, sì. Vogliamo che l'assessorato e la regione sia un nostro alleato o devono essere i nostri nemici su un ritardo che sta facendo? Non sto dicendo questo, sto solamente dicendo. Sì, va tutto bene, va tutto bene. Non sto dicendo questo, sto solamente dicendo che se qualcuno gli ha detto nel mese di dicembre che i soldi sarebbero arrivati e lui magari si è esposto, ma sostanzialmente siccome non dipende da lui ma dipende dallo Stato, vogliamo la regione che sia alleata con noi in questa battaglia contro il governo che non sta rispettando o no? Finora io credo che la regione è stata contro di noi, finora la regione è stata contro di noi. Allora siccome io ritengo però aspetta un attimo, la regione in questo momento non c'entra proprio nulla, abbiamo capito dove è l'inghippo. Adesso il problema è Roma, lo Stato, è Roma, è la Fornero. Oggi dobbiamo solo aspettare la risposta, se ci arriva dalla Fornero oggi, se ci arriva bene, se no ragazzi facciamoci segnare la croce e vediamo che è meglio. Stop.